Siamo tutti giornalisti e questo è il titolo della puntata di oggi, dietro la notizia, nel corso della quale parleremo di giornalismo, di come è cambiato e come potrà cambiare la comunicazione. E poi i social possono essere definiti fonti di informazione? Sono un bene o un male? Di tutto questo e di altro ne parleremo con due autorevoli ospiti subito dopo la sigla. Sigla. Bene, andiamo subito a presentare i nostri ospiti che sono Marilu Musto, giornalista della redazione del Mattino, e Gianfrancesco D'Andrea del Mattino. Benvenuti e grazie per essere con noi. Grazie. Buonasera. Bene, siamo tutti giornalisti, è un po' un titolo, diciamo, provocatorio per introdurre il tema di oggi. Tra i tanti di cui parleremo appunto dei social, che ci fanno sentire poi alla fine un po' tutti giornalisti. Che impressione avete voi? Ciao Francesco. Ma comincerei dal collega Musto che ci Bene. raggiunge da Caserta e quindi mi sembra corretto Volevo dare più spazio, cominciare da lei. volevo dare in ultima, alla fine Allora, come i grandi preferisci. si. Bene, i social, diciamo, hanno una funzione ambivalente, diciamo che da un certo punto di vista sono fondamentali talvolta anche per acquisire delle notizie, perché spesso basta anche la passeggiata fotografica di un cittadino che segnala una disfunzione, un problema. E chiaramente lì il giornalista può attingere e può poi andare ad approfondire nel merito, ovviamente, tutto quello che c'è dietro quella, come dire, fotonotizia. Chiaramente sappiamo che però ci sono tutta una serie di insidie, perché, voglio dire, le fake news abbondano e E certamente quindi la non verifica a questo punto è è fondamentale. fondamentale. È un È po' fondamentale. come dicevano pure le scuole di giornalismo, quando non hai notizie, fatti un giro dal barbiere. Oggi un po' è Assolutamente sì, successo c'è un po' un questo. grande barbiere virtuale. Vero, Marilu? Sì, innanzitutto la questione riguarda la professionalità con cui si dà appunto una notizia, che pretende nel nostro caso la verifica dei fatti. Quindi andare sul posto, parlare con la fonte e avere un certo rapporto con la fonte, quindi che in qualche modo detiene la veridicità di ciò che viene scritto. E, è chiaro che noi, parlo anche e soprattutto dei giornalisti professionisti, abbiamo anche il segreto, no? Professionale, che ovviamente non possiamo svelare la fonte. La questione principale è la verifica, che sui social non c'è. A volte viene condiviso un contenuto che non ha di base una verità, mentre l'obbligo del giornalista è quello di verificare. Per esempio, io oggi sono a Piedimonte per verificare una notizia, andare sul posto, e sono passata da te perché mi fa piacere appunto Grazie incontrarti, di con questo. tutte le cautele ovviamente dovute, però voglio dire, è fondamentale verificare ciò che viene poi scritto. Questa è la base, diciamo, del lavoro del giornalista. E poi c'è anche un po' un adeguamento, devo dire, dei giornali rispetto al linguaggio, alla Del semiotica. linguaggio, Marino, ne parliamo dopo magari. Sì. Ecco, per esempio, sempre parlando di questa forma di giornalismo un poco quella là dei social, perché poi alla fine non è, credo, non vada definita giornalismo a tutti gli effetti, ci mancherebbe. Si dice che troppi giornalisti, troppo giornalismo messo in mano a persone che molte volte non sanno nemmeno da dove cominciare. Questo può essere pericoloso, o no? Assolutamente, per esempio nella questione dei contenuti, quando un contenuto, un video, una notizia, una foto viene condivisa, è chiaro che deve esserci innanzitutto il consenso della persona che viene ritratta. C'è stata ad esempio una grande discussione, ad esempio nella redazione, sul contenuto di un video finito sul web e quindi messo in rete e non da giornalisti, che ritraeva due persone che non avevano dato il consenso per essere ritratte, ed erano un docente universitario e una studentessa che stavano facendo un Molto esame, noto questo fatto. esatto, al web. E quindi c'è stata una grande discussione sull'opportunità di inserire o no questa notizia, diciamo, nel giornale. E in effetti il limite alla cronaca deve esserci, è chiaro, perché il video, se non è consentito, se non c'è il consenso di entrambe le parti, è chiaro che non si può mettere in rete, però la notizia va data. E quindi c'è questo aspetto dirimente che è appunto il senso della notizia, no?
quando viene percepito da un giornalista è chiaramente diverso rispetto al contenuto di di un messaggio, di una foto, di un video sul web che a volte, diciamo, non ha come in sé la notizia. Gianfrancesco, quindi ti ripeto la domanda, troppo giornalismo in mano a persone improvvisate, ecco, vedo un po'. Ma io credo che, sì, come diceva anche Marilu, il problema nasce, se il problema lo vogliamo definire, dalla quantità ovviamente di contenuti che dipende dalla, ormai il grande sviluppo anche della tecnologia, del digitale. In altri momenti noi non ci saremmo posti il problema della notizia scaturita da una seduta di laurea, no? Tradizionalmente intesa. Diciamo che questa notizia che ha fatto scalpore è venuta fuori, è emersa perché ovviamente oggi le sedute di laurea sono online. E capita anche appunto che i genitori, ma non soltanto nella normale didattica a distanza, ci siano spesso molti genitori in agguato dietro le webcam degli studenti. Quindi diciamo è anche la tecnologia che in qualche modo impone necessariamente al giornalismo di seguire poi, di stare al passo, ecco come si suol dire, dei tempi. Tutto sta però nell'approccio appunto etico, come sottolineava Marilu, c'è una riflessione di fondo che viene sempre fatta quando si approccia eticamente al senso della propria professione. E quindi ci si chiede se è eticamente corretto pubblicare o meno una notizia che potrebbe invece apparire una non notizia. Il criterio di fondo è sempre quello, la regola aurea, cioè praticamente la novità, la originalità della notizia e soprattutto l'interesse pubblico. È di interesse pubblico, portare all'attenzione generale questo contenuto? Nel caso di specie, diciamo, la notizia era proprio data dalla particolarità anche suggestiva della situazione, cioè Certo. una mamma che irrompe in una seduta di laurea e che interloquisce, diciamo, approssimativamente col docente. È una situazione che in un contesto tradizionale noi non eravamo E che poi assolutamente. forse non poteva nemmeno farlo, no? In realtà, diciamo, questo video è stato importante perché ha messo in evidenza le falle della DAD, cioè Esattamente. ciò che, diciamo, ha detto anche l'ex ministra Azzolina, cioè che la DAD va bene, ma solo per un determinato periodo, solo per un periodo, e quindi è chiaro che la scuola in presenza ha tutto un altro valore. Ecco la notizia, cioè la notizia all'interno di questo fatto è appunto sono appunto le falle della DAD e della didattica a distanza e Esattamente. degli esami a distanza, diciamo che vengono eseguiti inseguiti in periodo di Proprio pandemia. in breve, una domanda a tutti e due. A livello del giornalismo in Italia, secondo voi un voto da 1 a 10? Marilu, che tipo di voto possiamo Allora, assegnare? io O anche credo autoassegnarci a questo molto nel valore del testo punto. scritto, quindi del cartaceo. È chiaro che è in profonda crisi il cartaceo, però io ho studiato che il valore del testo scritto ha un valore diverso rispetto al testo orale. E quindi lo scritto è un documento. Io mi affido molto alla parola, al documento scritto. È chiaro che l'informazione, anche in questo periodo in cui l'AstraZeneca è stata bloccata, ha avuto diciamo, pareri altalenanti, è chiaro che anche l'informazione è stata un po' come un mare agitato che ha in qualche modo dato notizie fuorvianti, ma dovute anche, diciamo, al momento storico e all'incertezza anche dei medici, della ricerca rispetto a questo virus. È chiaro che dare un voto così, diciamo, su due piedi. Soprattutto noi che siamo sul campo, non siamo, diciamo, le persone più deputate a Però in farle, generale, cioè, parliamo di un giornalismo a livello nazionale, ecco, noi ci scudiamo. ecco. Non lo so, non mi sento di dare voti, detto Gianfrancesco, francamente. secondo te com'è il Ma livello guarda, 1? effettivamente dare voti è assolutamente, come dire, difficile, forse anche inappropriato quando si è comunque dentro al settore. Io un po' meno perché da pubblicista e da corrispondente in quotidiano, Marilu sicuramente molto più di me da professionista di lungo corso. C'è sicuramente un problema, c'è un problema legato alla libertà di stampa, c'è un problema legato alla semplificazione dei contenuti, però torniamo un po' al discorso di prima, la semplificazione dei linguaggi e dei contenuti in qualche modo trova anche una responsabilità, sicuramente affonda delle responsabilità nel giornalismo, che sia televisivo, che sia carta stampata, perché spesso si è complici del lettore, cioè si pubblicano contenuti che possono compiacere chiaramente il lettore oltre all'spettatore.
Ecco perché la semplificazione, ma questo è un problema che ovviamente troviamo un po' dappertutto, lo troviamo anche nella scuola, no? Il problema della semplificazione culturale determina in automatico l'abbassamento anche dei livelli qualitativi dei prodotti giornalistici. Ci sono però in Italia, visto che parliamo in campo nazionale, ci sono comunque delle ottime realtà, sia televisive sia della carta stampata. C'è sicuramente, ecco, più che dare il voto, c'è l'esigenza di differenziare meglio i contenuti, di fare in modo che al di là di quella che può essere l'informazione media, possano eccellere sempre più invece spazi di approfondimento dove l'informazione è ragionata. Questo sicuramente è un po' un gap che nel nostro paese ci portiamo Torniamo avanti. un attimo ancora ai social, facciamo un piccolo passo indietro. Certe volte, anzi spesso, si producono anche degli aspetti negativi sui social e quindi i famosi leoni da tastiera, cioè quelli che offendono con un falso profilo, eccetera. Che cosa ne pensate brevemente? Poi magari dopo sentiamo abbiamo chiesto una consulenza e dopo sentiamo. Sì, allora, a me fanno sorridere in realtà, si tratta semplicemente a volte di persone che si nascondono dietro la tastiera, spesso sono i giovani, ma spesso anche sono gli adulti. C'è stato il caso, ad esempio, proprio a Caserta, in città, che poi diciamo, è finito anche condiviso sui vari social. Un ragazzino che aveva insultato il sindaco, ora non ricordo il motivo, il sindaco gli ha detto guarda che se non ritiri quello che hai detto io ti querelo, lui ha chiesto scusa. E questa serie di messaggi è stata poi pubblicata e ricondivisa diciamo sui vari social, insomma sono leoni da tastiera che basta poco per farli mettere paura, insomma. Ma intanto ci vorrebbe secondo me un patentino di accesso ai social perché ormai sono effettivamente la nuova agorà. E abbiamo visto che cosa è accaduto nelle grandi campagne elettorali, soprattutto per le presidenziali americane, non le ultimissime, le precedenti. Il discorso di fondo è un altro. Allora, io perché propendo, come dire, per la carta stampata, perché tra virgolette mi è più simpatica? Perché in calce all'articolo c'è in linea di massima sempre la firma, il nome e il cognome di chi quindi si assume la responsabilità di quello che ha scritto. Oggi una delle derive del digitale è che tu hai tecnicamente anche la possibilità di modificare un contenuto che hai appena pubblicato, cosa che invece la carta stampata non ti consente. Tu hai mandato il pezzo in pagina, ma lui può Vero. confermare, stampato, il giorno dopo il giornale è in edicola, quindi anche se tu ti accorgi Di nottetempo di aver copiare. commesso un errore grave, il problema è Vero. tuo che ti assumi tutta la responsabilità. Se ciascuno di noi, utente di un social, se approcciasse all'uso del social con questa filosofia, credo che avremmo ridotto alla base, eliminato alla radice il problema. Cioè io devo scrivere e devo sapere che non è possibile tecnicamente modificare il mio scritto e quel mio scritto può avere effetti dirompenti in Certo. chi chiaramente legge quanto ho scritto. Ecco, chi sono i leoni da tastiera? L'abbiamo chiesto a una psicologa, alla dottoressa Chiara Caprarelli, e abbiamo anche un contributo, filmato, pregherei la regia di mandarlo. Chi sono i leoni da tastiera? Sono quei ragazzi, ma spesso anche adulti, che nascondono le proprie insicurezze e frustrazioni dietro uno schermo, aggredendo e insultando gli altri. Ma cosa accade in termini psicologici? Parliamo di meccanismi di difesa che sono propri degli esseri umani, utilizzati per difendersi dal dolore e dall'inadeguatezza. Ci sono tanti meccanismi di difesa. Quello che probabilmente è utilizzato dal cyberbullo è il più rudimentale, cioè l'identificazione proiettiva, che consiste nel proiettare su qualcun altro un contenuto inaccettabile ed interpretare il proprio comportamento come una reazione giustificata dal comportamento dell'altro. Dunque, cosa facilita questo fenomeno? Sicuramente il distanziamento sociale al primo posto, nelle motivazioni, in quanto dietro uno schermo anche i meno coraggiosi riescono a parlare. E ci sono tre
elementi che aumentano la pericolosità di questo fenomeno. Uno, la percezione dell'altro è quasi nulla, non si percepisce la persona nella sua interezza e nella sua dignità dall'altra parte dello schermo. Due, non ci si mette in gioco in prima persona perché ci si nasconde dietro un falso nome o un nickname. E tre, la velocità con cui si accede ad internet, alle informazioni, ai commenti. Tutto viaggia così veloce e si estende a macchia d'olio, rendendo le conseguenze più drammatiche. E chi sono le vittime dei leoni da tastiera? Beh, sicuramente delle persone con caratteristiche molto diverse da loro, non timide, non riservate. Saranno delle persone ben in vista, di rilievo, dei personaggi pubblici. E adesso mi rivolgo a te che stai ascoltando. Se dovessi riconoscerti nel profilo del bullo, ti faccio un invito, ammettilo a te stesso e rivolgiti ad un professionista. Lui potrà aiutarti a capire l'origine della tua rabbia e intolleranza verso qualcuno. Bene, penso che sia stato abbastanza chiaro, no, Gianfrancesco? Assolutamente sì, assolutamente condivisibile. E ovviamente il leone da tastiera è la persona che voglio dire, crea un grande danno soprattutto a se stesso, l'anonimato non paga mai e soprattutto voglio dire, viene anche poi facilmente individuato, identificato e per cui funge anche esse, egli stesso da detonatore, no? Perché poi alla lunga conosce anche, riconosce anche il nickname, per cui alla fine è un discorso di credibilità, come dicevo prima. Allora usciamo completamente da questo tema e volevo chiederti, Marilu, come è cambiato il lessico dei giornali e perché i giornali spesso si adeguano al parlato, anche al tipo di notizia del web? È un po', forse un poco pure per vincere la crisi della carta, del cartaceo. Allora, io credo che spesso ecco, i giornali si adeguino anche al parlato per venire incontro al lettore. È chiaro che questo aiuta, diciamo, anche nel catturare, no, l'attenzione. Ad esempio, un titolo, Sigarette e benzina, i prezzi tengono, è un titolo che va incontro al lettore. Il linguaggio è più metaforico rispetto, diciamo, a quello precedente, mentre anche il linguaggio precedentemente era più ricercato, forbito, ora è più semplice, scorrevole. Anche la dimensione degli spazi all'interno, ad esempio, di un giornale, che appunto elabora uno scritto, è chiaro diverso rispetto a prima, ci sono più spazi, anche perché ricordiamoci che il giornale è anche uno specchio anche di ciò che può essere visibile, quindi in qualche modo è semiotica, no? È anche un linguaggio dei segni, voglio dire, c'è la foto, c'è il titolo, c'è un'impaginazione a stella e quindi in qualche modo deve attrarre. Perché cambia? Perché i linguaggi cambiano. E, ad esempio, qualche anno fa non ci saremmo mai aspettati che all'interno del dizionario entrasse un termine come petaloso, ad esempio. E quindi il linguaggio, diciamo, è in qualche modo un divenire. E questo non credo sia un male, ecco, anche perché si va verso una settimanalizzazione anche dei giornali. Se i giornali vogliono tenere il passo rispetto all'informazione web, all'informazione immediata come quella della televisione, deve in qualche modo adeguarsi e quindi, ad esempio, sviluppare inchieste, sviluppare un programma che sia settimanale e quindi di approfondimento, non necessariamente con un linguaggio forbito, ma semplicemente essendo più captabile dal lettore. Una domanda per entrambi, perché ai politici poi i politici si affidano molto ai social per lanciare i loro messaggi? Ecco, questo l'abbiamo imparato anche seguendo le ultime presidenziali, ad esempio negli Stati Uniti c'era Trump che twittava in continuazione, però questo invece è un versante che secondo me è pericoloso perché significa che non deve esserci più la mediazione del giornalista e so di alcune testate giornalistiche che vietano ai propri giornalisti di riprendere i tweet o
o chiamano il politico in continuazione affinché questo non gli risponda, affinché questo risponda, oppure non si cita il suo intervento, semplicemente, tranne se si tratta ovviamente di dimissioni da cariche importanti. Gian Francesco, non è che, e anche perché diciamo il web è più veloce, immediato. Sì, il web è sicuramente più veloce, ma per venire al discorso del perché i politici poi preferiscono, sì, c'è un discorso di immediatezza, ma c'è anche il grande discorso, il grande tema, che è quello secondo il quale le domande sono scomode. E io non posso mai dimenticare che proprio da corrispondente del quotidiano per il quale ancora collaboro, anni fa mi capitò di incalzare un amministratore locale con delle domande, ma perché l'argomento richiedeva un approfondimento. E la risposta fu: mi sembri un pubblico ministero. Oggi si è dimenticato che il giornalista fa delle domande, le fa ovviamente non perché deve inquisire, ma perché deve approfondire, deve raccontare nel dettaglio frammenti ovviamente di verità. Invece, volevi aggiungere qualcosa, no? No, sono completamente d'accordo con quello che ha detto Gianfrancesco. Le domande sono scomode, non serve più, è come se si dicesse non serve più il giornalista, io dico quello che mi Esatto, io pare, scrivo un quello che monologo, voglio. esatto, ma questo assolutamente innanzitutto non è democratico e poi soprattutto lede in qualche modo la nostra figura che è quella appunto di mediare. Ci tenevo ad affrontare questo, lo sappiamo con il tempo che ci resta a disposizione, del famoso mostro in prima pagina, cioè quando una persona viene, si fanno nomi e cognomi quando è in corso un processo, eccetera. Ecco, voi che cosa ne pensate, Gianfrancesco? E beh, Come cosa... andrebbe Allora, adattato? I nomi vanno fatti o no? ci sono delle esigenze ovviamente di cronaca che però corrispondono a dei criteri. Se sei ovviamente nel campo ancora delle indiscrezioni, ben devi guardarti dal divulgare anche l'identità di una notizia. Se c'è un fatto acclarato, una sentenza di condanna, è chiaro che per un'esigenza anche di controllo sociale, comunque il nome va fatto. Ci sono ovviamente tutta una serie di cautele. Ma anche l'utilizzo di una fotografia presa da Facebook alle volte determina, no, una grande riflessione su pubblicare o meno l'immagine di una persona, se io prendo questa immagine dal profilo. Dipende. Io ricordo che nel mio grande esercizio di corrispondente del quotidiano Il Mattino c'è sempre stata e c'è ancora una grande riflessione, c'è soprattutto la necessità di rileggere più volte il testo. È chiaro che i tempi mancano, sono sempre più serrati anche nella chiusura del giornale, ma quante volte mi è stato detto e quante volte io ho potuto constatare con mano il redattore prima della chiusura della pagina, quante volte rileggesse o mediasse o calibrasse le parole. Torniamo sempre allo stesso discorso, l'approccio etico alla serietà della professione che eserciti. Certo. Marilu, anche in Sì. primo grado, diciamo. Diciamo che la regola vuole che quando c'è una soluzione o un'archiviazione di un procedimento, poi si dia lo stesso spazio che si è data all'indagine all'interno del giornale. È chiaro che non sempre avviene, però la maggior parte dei casi dovrebbe essere così. Io ricordo dei processi, diciamo, che ho seguito, ad esempio il processo Cosentino, condanne in primo grado, assoluzioni in appello, e quelle hanno fatto ovviamente tanto scalpore e ovviamente hanno avuto lo stesso spazio. Invece si perdono, diciamo, alcuni procedimenti. Io ricordo anche di aver trattato, ad esempio, quello in cui era indagato un vescovo proprio della zona, poi a un certo punto di questo procedimento si sono perse le tracce, quindi spesso non riusciamo, diciamo, a seguire fino in fondo. Speriamo però di ritornare sull'argomento. Bene, parlando della verifica che è determinante, volevo chiedervi, essere sul posto è fondamentale o no nel racconto poi di un evento? Diciamo che è il presupposto, è assolutamente il presupposto. La grande Maria Grazia Cutuli è stata una delle più grandi docenti, no, del principio del giornalismo dell'andare a guardare. Ha tutto un altro significato, prima di tutto per te che racconti, perché vedi cose, senti, suoni, ascolti le parole, vedi soprattutto la situazione, quindi prima di tutto ti è molto più semplice raccontare, ti viene di getto il racconto. Vero, E bellissimo poi questo. hai il dovere della verità nei confronti di chi ti legge o di chi ti ascolta. Devi andare. Non si può fare il giornalismo per comunicati stampa, per quello c'è il classico desk, ma deve necessariamente andarsi, come dice il grande Amedeo Ricucci, inviato Rai, bisogna consumare le suole delle scarpe Infatti, e qui camminare. il Papa che ha ripreso, no, questo discorso, bisogna consumare le suole delle scarpe.
Certo, è assolutamente fondamentale. Io dico sempre che quando si va in un posto l'unica cosa che non si può descrivere è l'odore, diciamo, per il resto si può descrivere tutto. E il lettore soprattutto si accorge, o anche diciamo, il telespettatore si accorge se un pezzo è stato fatto perché il giornalista è andato sul posto oppure no. Quindi dobbiamo avere rispetto, diciamo così, delle persone che ci leggono, che ci guardano e quindi dare un'informazione che sia reale. Gianluca, vuoi aggiungere Anche qualcosa? perché la verità, diciamo, raggiungere l'obiettività, Marilu, no, è sempre un esercizio molto faticoso, però va per cerchi concentrici. Io ho sempre utilizzato questa metafora. Quando devi raccontare, soprattutto un fatto di cronaca, ci sono cerchi concentrici il cui raggio è più distante. Quanto più sei distante dal centro, tanto più è distante il racconto che fai. Quanto più ti avvicini all'obiettività e alla verità di quello che è accaduto, tanto più sei credibile. Quindi significa che la distanza geografica è fondamentale nel racconto della notizia. Sì, poi è bellissimo quando attraverso i tuoi articoli qualcosa cambia. E Assolutamente sì. quindi questo è il grande senso sociale, civico, no? Che c'è dietro È il senso della funzione della giornalistica. funzione del giornalista. Infatti diceva Giuseppe Fava, il giornalista che non fa questo si porterà dietro tutto ciò che non è riuscito, tutte le pene, diciamo, umane che non è riuscito a sciogliere. Bene, Assolutamente la sì. nostra trasmissione termina qui. Grazie ai nostri ospiti, Marilu Musto e Gianfrancesco D'Andrea del Mattino, alla regia e a voi tutti che ci avete seguiti. Alla prossima sigla.